Bentornati amici di Obiettivo News ad una nuova puntata di 2 4 ruote e passione motori. Torniamo nuovamente con una nuova puntata, dopo alcune puntate dedicate al mondo delle due ruote, torniamo a bordo delle vetture da rally, quindi torniamo a parlare delle quattro ruote e lo facciamo con un equipaggio formato da Marco Baretto e Vittorio Bianco che sono qua con noi. Ciao e ciao, benvenuti. Ciao, vi ringrazio di aver accettato il nostro invito. Il vostro è un equipaggio giovane, correte insieme dal 2018. Sì. Tu Marco sei il pilota di questo binomio. Ci provi. E corri dal 2011, sì. Corretto? 37 partenze all'attivo e vincitori del CRZ Zona 1 per quanto riguarda la Coppa di Zona nella classe Rally 5 per 3 anni consecutivi, quindi anche quest'anno è andata bene. 2 anni con la Rally 5, 2023-2022 e 2021 con la 6. Una 6. Comunque il CRZ l'avete fatto CRZ, contro, sì. tre volte, sì. Quest'anno 2023 avete partecipato a 4 rally. Sì, quest'anno abbiamo iniziato con sempre nel CRZ con l'Alba, il Grappolo, il Castiglione, che siamo riusciti a vincere tutti e tre, e poi per un mio problema di salute a Lana non siamo partiti. Infatti è 3 mesi che siamo fermi per questo motivo, adesso sembra che ne sono uscito e andiamo giù in finale, vediamo com'è. Facciamo prima una piccola gara test, purtroppo senza di lui. Che sarebbe il Sebino su a Bergamo. Bergamo, dovrebbe essere Bergamo. Bergamasco. Su a Bergamo, giusto per capire se siamo ancora in grado di guidare, e poi andiamo giù in finale a Cassino. Dove lì abbiamo le retrofi, che siamo terzi in Italia, giusto? Sì, siamo pochi di equipaggi, mezzo punto, quindi siamo giù per giocarcela. Certo, tutti proprio siamo terzi, ma siamo quasi a pari merito, insomma, ce la giochiamo giù. Infatti la finale è il finale nazionale Coppa Italia è il 27 e 28 di ottobre a Cassino. Sì. Avete già partecipato al Rally del Lazio? Sì, l'anno scorso, dove dopo 2 chilometri abbiamo bucato e è finita malissimo. Nella prima speciale? Sì, subito. 2 chilometri e abbiamo bucato. La nostra, tra l'altro, prima foratura della vita l'abbiamo fatta. Siamo andati a farla vicino a casa, sì. È andata male. Speriamo che quest'anno vada bene, sì. Meglio se non capitano. Beh, ovvio. Capitano. Voi correte con la Renault Clio? Noi corriamo con la Clio di scaccomatto. Siamo in Meteco Corse. Siamo in scaccomatto dal 2018. E ci troviamo benissimo, loro sono sempre molto precisi e cercano sempre di metterci a punto la macchina come meglio fa per noi. E Meteco, siamo in Meteco come scuderia. Sì, quindi una scuderia anche. Scuderia, tante. Sì, che c'è da 40 anni. E che tipo di pilota è Marco? Domanda... La stessa domanda che faccio a tutti i naviga. No, ora io parto dal lato umano, nel senso io corro quasi solo più con lui, perché per via del lavoro che faccio non posso permettermi tante gare all'anno perché non posso assentarmi, quindi da qualche anno ho deciso di selezionare all'anno al massimo un paio di piloti in modo da avere delle competizioni che non combacino e poter correre con entrambi. E lui è uno di questi piloti qua, appunto, col quale ho deciso gli ultimi anni di concentrarmi a stare solo con lui, e perché sono contento di correre con lui sia dal lato umano, nel senso quindi del divertimento, perché ripeto, io parlo per me, non è un lavoro questo, ma deve essere un divertimento, quindi quando vado a correre devo essere sereno, devo essere tranquillo. Devo divertirmi, quindi mi diverto, sono sereno. In macchina uno con l'altro secondo me bisogna avere molta fiducia uno dell'altro, perché io non ho il controllo su niente, sul mezzo meccanico, quindi sono totalmente affidato a lui per quello che succede.
e in teoria anche e al contrario. E io a lui. In teoria dovrebbe essere anche il contrario, se un equipaggio viene affiatato bisogna fidarsi, quindi certo. Con lui mi fido, sono tranquillo, è un pilota secondo me che va molto forte, i risultati parlano, certo, nel senso, quindi io sono contento di aver avuto l'opportunità di correre con lui dal 2018, dove abbiamo iniziato a correre insieme per puro caso, all'ultimo minuto, perché una settimana prima della gara lui mi ha contattato per correre, e da allora abbiamo sempre solo più corso insieme. Sì, questo significa appunto che c'è un grandissimo. Si è creato, secondo me, poi ci frequentiamo al di fuori delle gare. Quando ormai è indispensabile, per certo, no? Sì, deve diventare una parte indispensabile poi della coppia che sta a bordo della macchina. Sì, diciamo che a volte è bello il fatto che riesce ad interpretare magari l'atteggiamento dell'altro, bello o brutto che sia, perché chiaramente al nostro carattere, anche noi discutiamo come tutte le coppie, perché alla fine siamo una coppia sportiva, ma sei una coppia, quindi discuti, litighi, ti confronti, però il fatto di riuscire a capire cosa l'altro sta pensando già solo dal modo in cui guida, o penso anche sicuramente il contrario. Sì, certo, un linguaggio non verbale che poi quando stai facendo una corsa in macchina non è che tutto questo tempo, quindi è anche immediato già anche tu dalla sua guida puoi capire tante cose. Sì, capisco se è nervoso, capisco se sta. A volte capisci anche quando non stiamo andando avanti, dici, guarda che hai vinto di più, non ce n'è. Fa no, ce n'è di più, e poi alla fine era vero, è il grappolo. Lo capisci, inizi a... Però è una cosa che solo con la continuità, cioè adesso sono quasi 25 gare insieme, quindi nel senso inizi a comprenderti. Ti dai delle libertà in più, nel senso se devi mandarti a quel paese ti mandi a quel paese, però poi finisci lì, è bello, secondo me è una bella cosa. Sì, certo. Auguro una cosa così a tutti quanti. Sì, è indispensabile questa cosa. Siamo cresciuti insieme, sì, perché certo, alla fine io prima di incontrare lui ho fatto qualche garetta, ho fatto due gare nel 2011, poco così, giusto per... E poi da quando ho incontrato lui, lì abbiamo iniziato a crescere insieme, sempre grazie a Mario Trolese, che lui mi segue ogni gara, è indispensabile per noi, e siamo cresciuti molto, secondo me, negli ultimi 3 anni. Da dove è nata la vostra passione per il mondo dei motori? La mia è nata da mio padre, mi portava a vedere i rally, difatti mi portava a vedere i rally con un amico suo, che era del mio paese, di Pavarolo, con Loezio. Difatti io il primo rally, mio padre mi fa, se tu vuoi fare il primo rally lo devi fare con la sorella di Loezio, che lei è navigatrice da sempre. Difatti il primo rally l'ho fatto con lei, perché lui si sentiva tranquillo. E poi da lì ho avuto la fortuna sempre di trovare qualche soldino, qualche aiuto di qua e di là. Ho sempre affittato macchine, comunque ho iniziato con delle macchine proprio basi. Primo rally Fiat Panda. Primo rally Fiat Panda, sì, ma è una Fiat Panda. Certo. E sì, la seconda era stato ad Andorra e lì avevo vinto la classe, e poi ho corso con la 1 di Cosimo Mazzarà, sono anche riuscito a rompergliela 2 volte in una gara. Infatti mi ringrazia tuttora, sì, ho fatto più rotture che partenze di rally con la 1. Fino ad arrivare alla Clio Gruppo A, che ho corso con la prima volta con Valentina Grassone, e si è rotta. Però eravamo primi di 2 ruote motrici, e per me era, perché comunque avendo sempre corso con macchine non competitive, prendiamo la Clio Gruppo A, eravamo primi di 2 ruote motrici al rally team, ho detto, ma strano, sai, non pensavo. Poi si è rotta, ho recuperato quella gara lì, ho corso con la Clio Gruppo A con mio cognato, avevamo vinto anche la Pro di Cordova, da lì poi è iniziato, magari c'è un po' di qualcosa, magari qualcosa posso fare, allora ho cercato soldi, e col 106 siamo riusciti a fare tutta la zona e a vincerla, e da lì siamo... È andata avanti, sì. E invece la tua passione da dove nasce? La mia passione nasce da quando sono bambino, perché i miei genitori correvano già in macchina. Ah, ok, quindi una famiglia, diciamo, di...
po' nel sangue. Ecco. È così, è nata così. Sono nato in mezzo... È tramandata, via. Sì, è stata abbastanza tramandata. Inizialmente, poi parlo a nome di mia mamma, per totalmente contrario che iniziasse a correre. E poi inaspettatamente il regalo della maturità è stata la tuta e il casco. Quindi un po' un controsenso, però ho iniziato subito, appena dopo aver preso la patente ho iniziato a correre e da allora non mi sono ancora fermato, spero di non dovermi fermare. Sì, no, certo, poi sei giovanissimo, quindi sembra che... Dal 2015 corro. Quindi è tutta una lunga carriera davanti. Qual è la gara che vi è piaciuta di più o comunque quella per cui avete una maggiore simpatia? Allora, a me la gara che è piaciuta di più fino ad oggi è stato il Lana, che era Italian Trophy, quindi era una gara di campionato italiano. Clio Trophy. E comunque una gara di campionato italiano dove lì c'era come prima prova la Tracciolino, che era molto tortuosa, molto difficile sia a livello da pilota che da navigatore. E lì avevamo dato al secondo una trentina di secondi e eravamo molto 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 soddisfatti. E poi tutto il resto della giornata l'abbiamo vinte quasi tutte noi, tranne una, e comunque abbiamo finito al rally che eravamo a un minuto davanti al secondo, e lì è stata una bella soddisfazione, una bella gara. E la tua? Sì, secondo me dal punto di vista del risultato sono d'accordo con lui, quella è stata una gara dove ci siamo tolti delle belle soddisfazioni, perché comunque siamo stati davanti a personaggi, di equipaggi che facevano il campionato italiano con la macchina del momento che è Rally 5, nelle macchine medio-piccole chiaramente parliamo. Certo. Quindi lì ci siamo tolti secondo me una soddisfazione non indifferente. Sulla speciale della sera, quella che dice lui, una delle speciali più impegnative secondo me del panorama italiano, per la tortuosità appunto. E invece però la gara dove io personalmente mi sono divertito di più è stato Castiglione, con la Clio Rally 4 che abbiamo portato, all'esordio, non in Italia, però quella di Scaccomatto, quindi qua in Piemonte l'abbiamo portata all'esordio noi, avevamo gli occhi puntati di tutti quanti. Certo. Abbiamo fatto man bassa di prove speciali, le abbiamo vinte tutte in condizioni assurde, siamo partiti al mattino, c'era meno 4 gradi, i vetri che si appannavano, ci siamo tutti una bella soddisfazione, con una gran macchina, siamo stati pubblicati addirittura nel sito di Renault Sport, con una menzione particolare, la fotografia dell'equipaggio vincitore, nel senso in mondovisione, che praticamente siamo stati messi sul sito della Renault per questo risultato. Quindi, queste due gare qua con lui, sì, assolutamente. Tu fai anche gare storiche? Sì, io alterno a lui come pilota, un altro pilota che fa principalmente rally storici, perché è un ambiente che mi affascina, dove puoi sentire quei rumori e respirare quegli odori che nel rally moderno non li respiri più e non li vivi più. Sono innamorato di quelle macchine lì, e quindi quando posso vado a fare le gare storiche, ne ho fatte diverse, sia di italiano che di europeo. Adesso quest'anno, oltre alla zona moderna, con lui sto facendo la zona storica, abbiamo anche lì ottenuto dei bei risultati vincendo diverse speciali, facendo l'assoluta, però purtroppo per un motivo o per un altro non siamo mai riusciti a vincere il rally per dei guasti o per le disavventure in corso d'opera. Visto che fai tutti e due i mondi, quello storico e quello moderno, quali sono le diversità? Quali sono le differenze che tu, essendoci all'interno, riesci a trovare? Allora, le differenze sono indubbiamente, perché bisogna guardare in faccia la realtà, il livello parlo a livello generale, perché comunque ci sono anche dei top piloti che fanno sia il moderno sia lo storico, quindi il livello in alcune classi è molto alto, ma se si guarda nel complesso il livello è un po' più basso per un semplice motivo: l'età anagrafica dei partecipanti. È chiaro che la velocità di pensiero di un ragazzo di 30, 35, 25 anni è diverso da una persona che ha magari 60, 65 anni. È diverso il modo di utilizzo della vettura, perché sono vetture particolari, molto più delicate, quindi bisogna anche riuscire ad affrontare una gara a pari chilometraggio
riuscendo ad arrivare al fondo con la macchina che sta ancora assemblata insieme, quindi è tutto un po' particolare, è totalmente diverso, hai vetture che si guidano in un altro modo, vetture che da una certa velocità in su vibrano per cause, cause di forza maggiore, macchine che comunque sono fino al 1990 da regolamento e non possono chiaramente essere come una Rally 5, una Rally 4 che sono vetture fresche che stanno ancora uscendo oggi dalla fabbrica. Sono due ambienti differenti, è difficile fare un paragone, deve piacere. E a livello umano? Allora, io non trovo questa grande differenza come si legge spesso sui social, ma una volta, ma noi, ma... Allora, perché le critiche sono sempre... Io vedo che anche noi nel moderno, però forse siamo io e lui magari che siamo fatti così, certo. A noi piace quando andiamo a fare le ricognizioni o le gare combinare le cene anche con tutti gli altri, cioè nel senso io non ho mai avuto a che fare con personaggi, piloti, equipaggio, naviga, resti al dialogo, qualcuno c'è, però devo dire c'è anche nello storico. Non è vero che nello storico non c'è, c'è anche nello storico. Diciamo che chi partecipa allo storico a volte parte un po' più goliardico, però poi quando sei in gara, sei in gara. Cioè, quando sei in gara tutti gli altri sono degli avversari, come nel moderno. E non trovi che ci sia questa... che chi partecipa ai rally storici veda in modo un po' prevenuto forse quelli del moderno? O è una diceria di paese? Lo vedo, più che lo vedo, lo percepisco dai social, che secondo me alcune volte sono un danno, quindi lo percepisco da quello. Viverlo non si sente. No, anzi, mi fanno tante domande, perché comunque non siamo tantissimi giovani della mia età a partecipare a Rally Storico. Siamo un buon numero, nel senso, non è vero che siamo pochi, perché comunque in gara ci sono le classifiche under 30, under 40, i numeri li fanno, quindi il rally storico comunque attira. E secondo me andrà sempre in crescendo, perché man mano che passano gli anni sicuramente aumenteranno i raggruppamenti, quindi le macchine potranno correre magari fino a 92, 93, 94. E fanno domande, chiedono, sono curiosi, dicono ma tu nel moderno come fai, dove fai questa cosa, come fai le pressioni, quindi si informano, sono curiosi, perché su quella macchina lì probabilmente loro non hanno mai avuto del lavoro come ho magari io sul moderno, dove fai le pressioni al tavolino, come le fai, perché le fai, vi ripeto, a volte è un po' più goliardico, però dipende con chi corri, nel senso se corri con un pilota che ha la mentalità del modernista, come ad esempio la persona con cui io corro nel moderno, si chiama Sergio Mano, io con lui mi comporto allo stesso identico modo dal lato operativo con cui mi comporto con lui, quindi non faccio niente di diverso, faccio le stesse identiche cose. Altri magari affrontano la cosa un po' più magari sul divertimento e un po' meno dal lato professionale, però è una scelta. Però io tutte queste differenze, sono sincero, meno male. Qualcosa sì, ma non così tanto come dipingono sui social. Sì, poi sempre la gente che va a rovinare quello che... quasi tutti gli ambienti. Sì, questo di rally è uno che diciamo che la gente... che poi sempre tutta gente al di fuori. È quasi tutta gente che o non corre più da 40 anni o che non ha mai corso. O che non ha mai corso. Sì, quelli sono sempre tutti professionisti che... Ho visto cose leoni da tastiera. Ho visto cose poco carine sia nel moderno così come nello storico. Non è vero che nello storico sono tutti amici, tutti sotto braccetto, assolutamente no. Quindi. Marco, il mondo dei rally è un mondo costoso, lo sappiamo tutti. Come secondo te quello potrebbe essere un modo per cercare di avvicinare anche maggiormente i giovani che... Pagare. Io non lo so, io ho la fortuna che ho parecchi aiuti da diverse aziende. Ho quella fortuna lì, però comunque devi sempre avere la faccia tosta di presentarti, chiedere, fare. Abbiamo provato un tempo indietro a mandare mail a aziende, non ci hanno neanche risposto. Abbiamo provato a fare delle brochure da presentare, dei fogli da lasciare nelle buche delle lettere. Quindi o trovi l'azienda che è appassionata? Io per fortuna, lavorando nel settore dell'edilizia, i miei sponsor sono tutti del settore dell'edilizia, sono tutti gente che mi vuole bene, che mi vuole aiutare, che crede in me e mi dà una mano. Però comunque
siamo sempre lì, non, ci piacerebbe andare nell'italiano, fare comunque l'IRC, qualcosa in più, ma tanto ci vanno soldi, quindi ci tocca stare qua in zona. Speriamo nel prossimo anno. Nella speranza che comunque giù in finale a Cassino, se vinciamo, comunque sono bei soldi, è già uno spunto per poter iniziare il prossimo anno la stagione. Prossimi obiettivi quindi a partire lì di Cassino? Prossimi obiettivi, a me piacerebbe un casino andare a fare il rally di Monza, se vinciamo a Cassino andare a fare il rally di Monza. E, tre settimane fa ho preso l'abilitazione per la Skoda, perché so che lui ci terrebbe a salire sulla Skoda. Eh beh, chi è che non ci terrebbe a salire sulla Skoda? Con lui. Lui no. Però no, con lui, assolutamente. Certo. Però per adesso rimane lì nel cassetto. Eh beh, vediamo, magari capita l'occasione. Speriamo. Quindi Monza che è a dicembre, novembre, quando è? Monza è a dicembre. Dicembre. Sì. Perché l'idea era, perché quel rally lì è 46% asfalto. Terra. Sì, è poco più di metà terra. È un po' particolare. Sì. E quindi l'idea di andare sulla terra penso che fa gola un po' a tutti. Eh beh. Allora, giusto da provare a capire com'è, che sensazioni si provano, senza solo provare cosa si prova. Vediamo, speriamo. Speriamo che si possa realizzare. Noi vi ringraziamo di essere stati i nostri ospiti, vi facciamo un bocca al lupo per la finale e per i vostri prossimi obiettivi. Grazie mille, grazie. Grazie. Noi amici di Obiettivo News vi salutiamo, vi diamo appuntamento ad una prossima puntata. Mi raccomando, continuate a seguirci su ONTV Web e su Obiettivo News ovviamente e su tutti i nostri canali social. Alla prossima settimana!